Dossier contro dossier, se i grillini avevano presentato dati allarmanti sulla gestione dell'azienda unica di trasporto TUA, parlando di fallimento e debiti inesigibili, a distanza di qualche giorno risponderà il presidente Luciano D'Amico che, dati alla mano, presenta tutti i numeri che smentiscono il falso A allarme. partire dalla seconda metà del 2014, quando è stato avviato il percorso di fusione, abbiamo recuperato 4 milioni e qualcosa sul risultato industriale nel 2014, 9 nel 2015, stimiamo in 12 il recupero del 2016. Se sommiamo 4 più 9 più 12 arriviamo a 25 milioni di costi eliminati. Questo recupero di valori va tutto a vantaggio dei cittadini abruzzesi. Se a questo aggiungiamo i maggiori servizi ferroviari erogati senza nessun incremento del corrispettivo, ammontano a circa 3 milioni e 2 nel 2015, 3 milioni e 2 nel 2016, arriviamo ad un recupero di valore per 32 milioni di euro. Credo che un'operazione di fusione tra partecipate pubbliche che produca 32 milioni di euro di recupero di valore in poco più di 2 anni non abbia davvero timore di essere criticata. Numeri confortanti che, spiega, non avrebbe mai pensato di poter ottenere ad inizio mandato e forse, quella pubblicata dai grillini, è stata la mossa di un attacco che nulla aveva a che vedere con i trasporti pubblici. Hanno commesso l'errore di immaginare che i crediti esposti in bilancio al 31 dicembre 2015 non siano esigibili. Immaginano contro la evidenza anche del bilancio un aumento di debiti mentre i debiti diminuiscono e immaginano una tendenza all'aumento dei costi, mentre i costi sono tutti, assolutamente tutti, in flessione. È un errore di interpretazione clamoroso, una visione assolutamente distorta. Credo che i 5 Stelle, siano stati strumentalizzati da qualche scheggia impazzita che per meri tornaconti personali all'interno dell'azienda intende gettare fango su un percorso di risanamento che è assolutamente virtuosissimo.